Non riesco a fare un video più corto di 10 minuti, quindi l'obiettivo di oggi è provarci, quantomeno. Prima però devo mettere in ordine, perché qua esplode tutto, tutto, tutto. Prima questione del lavandino di oggi è vedere se ha tenuto l'incollaggio di ieri. Sì, ottimo. Si accende. Ora mi incollo 1, 2 e 3, così poi posso forare per incassarli dentro il terminale. Cioè, mi sembra un'ottima idea. Devo ancora capire come poi far stare assieme tutto, ma troverò un'idea. Ora andrei a farmi lo smusso qua e magari dare una bella carteggiatina, perché ieri mi sono ferito il dito e ho macchiato, così tolgo i segni della matita e lo facciamo bellino. Bene, direi che ci siamo. Devo soltanto allargare un po' qua l'ingresso in modo da poter sistemare tutto dentro. Devo aspettare che asciughino i tondini, così li lievigo, foro e poi ci siamo. Ora voglio controllare una cosa. Visto che da quando ho fatto l'impiantino di aspirazione qua di polvere ne ho aspirata abbastanza, vorrei aprire tutto per controllare se funziona. Tra l'altro, quelle due zavorre di cemento erano dentro la lavatrice e non so perché, ma hanno qualcosa che mi... Se avete delle idee su come poterle riutilizzare, lasciatemelo nei commenti e ci provo. Dal peso direi che ci siamo e tada! Ok, polvere qua c'è, ora vediamo se lì è vuoto. Giuro che quel pochino ce l'ha già, l'avevo pulito male. Funziona. Il ciclone separatore ha separato la polvere dall'aria.
Bene, 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 bene. Ha asciugato abbastanza per poterlo forare. L'idea quale è? Il terminale ha una sezione qua di 25 giusti giusti. E qua è leggermente più largo, arriviamo a 28, quasi 28. Quindi cosa faccio? Con una fresa da 30 vado giù un tanto così, quel tanto che basta, e poi finisco con quella da 25, in modo poi da andare dentro e andare in battuta qua. Mi lancio, sento che ce la faccio. Allora, ci siamo quasi, c'è un problemino, ovvero, allora, lui calza a pennello, ho svasato qua in modo che entri tutto bene, tutto bello, ok, il problema, non so se riuscite a vedere, è qua, che essendo il buco troppo grande si vede dell'aria. Io poi vorrei incollare tutto e levigare, farlo tutto bellino. Forse ho la soluzione. Ho fatto questa rondella di multistrato. Aspetta che la facciamo tutta passare dentro, che non c'ho voglia di sganciare di là. Vai, 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 vai. Racchete. E quindi zac, incollatina, stoccatina, carteggiatina, e secondo me ci siamo. Lo faccio. Sono situazioni di fronte alle quali uno Yeti non può mai tirarsi indietro. Wow!